Allora, l'avvicinamento alla musica è partito in tarda età, nel senso che di solito la musica arriva presto, quasi per tutti. Invece ho iniziato a cantare a 18-19 anni, quasi 19 anni. Ho iniziato con un po' di opera lirica, poi sono passata al blues e dopo un'esperienza a Londra. Insomma, poi ho trovato la mia strada nella musica. Il mio primo album si chiama Zanin, un album che contiene sì praticamente 8 tracce in todos, tra cui 6 in inglese e 2 in italiano. In inglese perché in quel periodo vivevo a Londra. Poi ovviamente ritornando in Italia, insomma, le cose sono cambiate ed è nato Di stanza in stanza, che è il mio secondo disco. È uscito l'8 giugno del 2019, un mese dopo il 1º maggio. Esperienza 1º maggio, nata dalla partecipazione al contest ufficiale, Wham Am Next, e quindi insomma abbiamo poi cantato Amaro sul palco, quindi primo singolo che anticipava l'uscita del disco, ed è stata una partenza con il botto, dai. Le collaborazioni che ci sono su Di stanza in stanza, solo nella versione fisica del mio disco e non su digital, nate grazie un po' al mio management, grazie un po' a amici in comune, perché lo stesso Lele Battista, produttore di Di stanza in stanza, suona con Mauro Ermanno Giovanardi, che è uno dei nomi presenti in Distanza in Stanza, così come Morgan, così come altri, come Davide Toffolo, i ragazzi morti, così come Cristiano Godano, insomma, quindi un disco di cui sono orgogliosa perché poi loro sono parte del mio background di ascolto musicale, insomma, quindi fantastico. Questo disco mi sta portando a un nuovo tour che parte qui live a Roma, a Nacosetta, e seguirà in giro per l'Italia da marzo in poi. Il tour si chiama Megabisso, Tour 2020. Megabisso è anche il mio nome d'arte perché prima di fare la mia esperienza solo personale, individuale, ho fatto un'esperienza in un collettivo di teatro canzone di nome Musica Molesta, un collettivo ligure, e Megabisso era il mio nome d'arte, insomma, in quel progetto. E ho voluto tenere questa cosa e quindi partirà questo tour. Gireremo parecchie città, passeremo da Torino, Milano, Treviso, Piacenza, Bologna, Firenze, insomma, quindi vi aspetto e buona musica. Io sono qua, insomma, pronta per partire a bomba e portare il mare e la bellezza della Liguria con me.